In compagnia di Agnello Manzi, segretario di Unisamon Society, che ha organizzato oggi la manifestazione in cui è presente sia il console generale degli Stati Uniti che il rettore. Allora, raccontaci un poco anche della manifestazione che si terrà in questi giorni proprio all'Università degli Studi di Salerno. Grazie mille, oggi appunto è la cerimonia di apertura della conferenza Unisamun 2014. Dopo, appena finirà la cerimonia di apertura, e a qui a questo punto va il nostro ringraziamento ovviamente al rettore Aurelio Tolmasetti che ci ha ospitato nell'Università di Salerno, il grande ringraziamento al console generale degli Stati Uniti che ci ha onorato della sua presenza, oltre a vari esponenti dell'università e del mondo accademico, i delegati provenienti da circa 20 paesi differenti, sparsi su tutto il globo, sui 5 continenti. Prenderanno ovviamente posto nei vari comitati che abbiamo istituito, nei dipartimenti e in varie aule ovviamente della nostra università e inizieranno i lavori, dibatteranno ovviamente fino a venerdì su tematiche di ampio respiro e di politica internazionale, cercando alla fine di raggiungere una risoluzione e eventualmente trovare delle soluzioni specifiche a problemi inerenti alla politica internazionale e ai problemi che affliggono il mondo. In compagnia del Console Generale degli Stati Uniti Barroso, oggi qui all'Università degli Studi di Salerno, quali sono le sue prime sensazioni vedendo questo campus? Vedo un luogo meraviglioso dove i giovani possono non solo imparare nella maniera accademica, ma anche si sente che l'università è diventata un centro per l'economia, per la società della Campania. Oggi c'è l'edizione di Unisamun. Quanto è importante una manifestazione come quella proprio di Unisamun? È importante, noi tutti dobbiamo sempre essere consapevoli di come ogni passo che facciamo può fare la differenza per il mondo in generale. Compagnia del rettore Aurelio Tomasetti per questa terza edizione di Unisamun. Sì, i dati importanti sono innanzitutto che è un'iniziativa che va consolidandosi, quindi l'università ha scommesso su questo gruppo di giovani e che hanno portato avanti questa iniziativa bene e quindi si sta consolidando. I numeri sono dalla nostra parte perché abbiamo 80 delegati provenienti da 30 paesi, 4 continenti coinvolti, il numero è crescente e quindi noi speriamo ulteriori fortune. Credo che anche per l'università, in generale per i nostri studenti, sia un modo per aprirci, diciamo, a delle tematiche, trattandole peraltro in maniera inconsueta, non dall'alto, cioè dai professori che indirizzano gli studenti, ma al contrario, gli studenti che indirizzano i professori.